dottoressa Petra Pulacos al tavolo, che è la nostra ospite, ringraziandola anche per l'idea di questo bellissimo convegno e quindi a te l'apertura del convegno stesso e grazie a tutti i presenti di essere qui. Buongiorno a tutti, benvenuti, è un ringraziamento per essere qui, un ringraziamento anche a Motore Sanità per aver colto un po' uno stimolo nato nel corso di una delle loro tante utili e belle occasioni di confronto, lo stimolo che è quello di provare a riflettere sul tema complessivo delle relazioni che ci sono fra il sistema sanitario nazionale e gli interlocutori, diciamo, portatori di una logica di mercato, quali sono le aziende farmaceutiche, i produttori di dispositivi medici, in un modo un po' diverso, un po' innovativo. Recentemente in Regione abbiamo organizzato un seminario che aveva il titolo di quali utopie abbiamo bisogno per sostenere il nostro sistema sanitario pubblico e universalistico. E forse una nuova utopia può essere proprio quella di riflettere su come interpretare in modo diverso il mercato all'interno di un contesto che indubbiamente non è un contesto che per sua natura si presta completamente a delle logiche di mercato. E nella lunga riflessione che ha portato dal primo dopoguerra alla costituzione, all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, le due tematiche più discusse furono quella da un lato della relazione di lavoro dei medici con il sistema che si andava a pensare e dall'altro proprio quella della produzione dei farmaci. E se è indubbio che probabilmente alla fine degli anni 40 si poteva ancora parlare di produzione nazionalizzata dei farmaci, cosa che oggi sarebbe assolutamente neanche immaginabile, e il tema concettuale rimane, perché i farmaci non sono un bene come un altro, i dispositivi medici non sono un bene come un altro, hanno a che fare con la vita delle persone, non c'è una scelta, non sono borsette, scarpe o foulard, e il fatto che il mercato necessariamente medi molte regole invece da un mondo commerciale usuale, con una serie di complicazioni ulteriori legate al fatto che c'è l'indubbia intermediazione delle figure professionali fra il produttore e la scelta dell'utilizzo, creano, a mio modo di vedere, proprio le condizioni perché sia utile una riflessione che provi a ripensare a come forse interpretate in un modo diverso. Il titolo del convegno parla di strategie win-win, e forse questo è troppo ottimistico, ma forse di provare ad immaginare a come la tutela dei diversi interessi possa essere agita anche con modalità che portano un valore aggiunto maggiore a quello che è il soggetto pubblico, inteso proprio come la comunità dei cittadini, nonché chi investe e sostiene il sistema sanitario, che sono sempre i cittadini pagando le tasse. Perciò alla fine è chiaro che sono loro, anche se spesso alle nostre occasioni non sono presenti, il punto di arrivo delle nostre riflessioni. Questa è l'idea, oggi ci sarà modo di discuterne con i diversi soggetti che possono a pieno titolo partecipare a questa riflessione, avendo anche presenti quali sono i problemi che lo stato attuale delle cose ha creato nel tempo. Non a caso il titolo del convegno fa riferimento alla trasparenza, che a me fa sempre venire in mente una bella camicia da notte, ma che in realtà è diventato un aspetto che turba i nostri sistemi con regolarità, tornando a questi scandali che riducono la credibilità e anche il valore delle cose che facciamo, sia dal lato del Servizio Sanitario Nazionale che dal lato delle aziende produttrici.
A me è capitato nella mia lunga così, esperienza professionale di essere immersa in varie indagini che riguardavano proprio tematiche relative a, chiamiamoli scandali, malasanità, camici sporchi che avevano a che fare appunto con vicende corruttive o potenzialmente tali. E mi sono resa conto banalmente, anche leggendo gli atti delle indagini, di come i vari soggetti fossero in grande imbarazzo anche nell'evolversi di queste vicende, e penso che ci sia un malessere diffuso su questo tema che riguarda sia le aziende produttrici, indubbiamente riguarda il nostro sistema che fa fatica a mettere in campo dei correttivi decisivi dentro un sistema di regole che si mantiene un po' più che di regole, di prassi, che si mantiene un po' sempre uguale a se stesso, e poi crea un imbarazzo anche nei professionisti, professionisti che si sentono sempre un po' nell'occhio del ciclone, ma che qualche volta probabilmente non hanno tutta la sensibilità che servirebbe per rendere impraticabili determinati comportamenti. Oggi parliamo molto di, oggi si parlerà anche probabilmente di Sunshine Act, anche noi come regione abbiamo approvato delle direttive abbastanza rigide per il disvelamento dei conflitti di interesse. C'è chi teorizza che il conflitto di interesse non esista, ma che sia una parte del mondo nel quale ci muoviamo. Tutto questo io penso andrebbe forse immaginato in senso utopico e in modo proprio diverso. Che cosa intendo dire? Possiamo provare ad immaginare un sistema che muove moltissime risorse, muove molti interessi, forse una gran parte di questi potrebbero essere tutelati anche portando a risultati migliori dal punto di vista dell'interesse pubblico. Io a volte dico una cosa, è una provocazione, non scrivetela perché dopo il mio assessore mi sgrida, mi dice che dico delle cose che non vanno dette, ma è semplicemente, prendetela come una provocazione, ma se le risorse che oggi vengono investite nella componente di promozione commerciale di un ambito così particolare come quello del mercato dei farmaci e dispositivi venissero investite in persone che lavorano per attività che oggi noi non riusciamo a fare come sistemi, ce ne sono tante. Noi anche in una regione come la nostra, che ha la fama di fare tante cose, io ho ben presenti tutti i limiti di azione che abbiamo nel campo della non autosufficienza, della disabilità, della malattia psichiatrica, e potrei fare un elenco lunghissimo. Perché no? Perché non provare a pensare a un modo diverso di fare girare le risorse, non drasticamente, cioè cambiandole da un momento all'altro, ma provando a capire come un modo più condiviso di programmazione, non tanto nei progetti che vengono spesso proposti di collaborazione istituzionale, ma anche proprio andando alla radice di dove vanno le risorse. Io questo mi permetto di dirlo non tanto come provocazione, alla fine sono risorse che vengono sostenute dal Fondo Sanitario Nazionale. Anche gli investimenti commerciali, sia pure siano, facciano parte di strategie che hanno logiche assolutamente rispettabili, ma che, ripeto, poco si adattano a un mondo e a un mercato come quello sanitario. Ripensare, secondo me, vuol dire appunto provare un po' a cambiare il punto di vista, che alla fine è lo stesso da tanti anni, almeno da quando io ho cominciato a fare questo mestiere, ormai sono quasi una trentina d'anni, e perciò forse un piccolo spostamento anche aiutato dal disagio, ripeto, che tante occasioni mancate di miglior immagine dei vari soggetti del sistema sta portando, penso che potrebbe valere la pena, e spero che l'occasione di oggi sia proficua da questo punto di vista, ci metta in contatto con diversi punti di vista. Avremo anche con noi il punto di vista di chi si trova, devo dire, almeno di nuovo nella mia esperienza, spesso
a disagio nell'affrontare il tema corruttivo in ambito medico. Io ho avuto a che fare con magistrati che se ne sono occupati e il rammarico è sempre loro, era sempre quello di dire in un sistema che non si autoregola, che non si sa autoregolare, che non sa mettere in campo dei meccanismi interni di, che siano, che impediscano determinati comportamenti, è chiaro che è un obbligo, giustamente, quando la legge viene già violata, quello dell'intervento della magistratura. Ecco, in un mondo che provi a praticare delle nuove utopie, probabilmente trovare dei meccanismi alla radice che evitino il crearsi di situazioni di questo tipo, pur non essendo noi un paese che brilla per etica professionale, potrebbe sicuramente aiutare a raggiungere risultati complessivamente migliori. Perché dall'altra parte il rischio qual è? Io non penso che un sistema che non abbia le caratteristiche di universalità e di gratuità come il nostro possa garantire migliori interessi ai cittadini, ma neanche a chi ha a che fare col sistema, appunto, in un'ottica commerciale. E determinate dinamiche, non fosse altro perché riducono la fiducia complessiva delle persone nel sistema, rappresentano uno dei rischi per la sua sopravvivenza. Tutto il quadro che si presenta davanti a noi è complicato. C'è il tema degli investimenti della ricerca, che indubbiamente vanno tenuti in grande considerazione, sui quali il livello nazionale o comunque pubblico fa molta fatica a fare quello che potrebbe fare. Io discutevo qualche giorno fa con la mia collega direttrice dell'agenzia, che mi parlava dei progetti della finalizzata che stavano partendo, che noi abbiamo finanziato, cofinanziato come regione nel 2016, perciò si partiva con 3 anni di ritardo. È chiaro che ci sono le quantità e c'è anche l'efficienza che si riesce a mettere dietro le iniziative di ricerca pubblica, che a volte fa un po' fatica a realizzarsi con le dovute modalità. La ricerca è un ambito sicuramente indispensabile, però anche tutto l'impegno commerciale e l'investimento in ambito commerciale lo è forse un pochino meno e, ripeto, potrebbe creare quell'ambito di diversa visione del sistema che aiuterebbe a affrontare un tema così delicato, così rilevante. Sapete tutti, qua siamo fra addetti del settore, che negli ultimi anni la gran parte della crescita del fondo sanitario è andata per i costi incrementali dei farmaci innovativi, dei nuovi dispositivi. Evidentemente tutte queste tasselli si deve provare a tenerli insieme in un modo, penso, diverso. Sarebbe utile poter spostare un po' il punto di vista, poter provare a capire come un mercato così particolare forse debba darsi delle regole diverse, un modo diverso di funzionare dentro a un sistema pubblico. E i primi interventi saranno... Adesso parlo di accesso alla farma, per la sostenibilità, eccetera. Perfetto. Il primo intervento sarà del dottor Zanon. Io spero di non essere stata troppo noiosa con questa breve introduzione e spero davvero che oggi ci sarà modo di avere anche un confronto molto franco e molto utile, soprattutto dal punto di vista della discussione, che in genere rimane un po' sullo sfondo delle nostre iniziative, ma che oggi sarebbe particolarmente utile proprio per immaginare un mondo un po' diverso. Grazie. Bene, grazie. Mi sembra che la dottoressa Petropoulakos sia stata puntuale e ha anche detto le cose ben precise. Ci sono rappresentanti delle aziende del settore, quindi insomma i soldi a livello commerciale forse reimpiegati in maniera trasparente all'interno del sistema potrebbero in qualche maniera cambiare un pochettino anche la visione futura. Io così, adesso faccio una breve, spero breve introduzione sull'accesso al farmaco tra sostenibilità e mercato, perché
In realtà l'accesso al farmaco, la sostenibilità e il mercato sono quelle che poi condizionano fondamentalmente alcune situazioni di conflitto di interesse tra categoria medica e non solo, qualche volta categoria medica e aziende. Perché dico non solo qualche volta? Perché aziende, per esempio, spesse volte finanziano anche in maniera magari anche trasparente i rappresentanti degli utenti, dei cittadini, insomma. Quindi non è solo un problema di conflitto di interesse tra medici, è un problema di conflitto di interesse, se c'è, tra i vari rappresentanti della sanità. Io vado solo là perché ho delle diapositive, quindi veramente. Ecco, allora, quali sono gli interessi in campo? Fondamentalmente gli interessi in campo sono, gli stakeholder sono quattro. Le aziende che devono rientrare dall'investimento fatto per lo sviluppo di un farmaco, ricordiamo che la media dello sviluppo di un farmaco a livello internazionale sono circa 16 anni e ricordiamoci che su 100 molecole su cui si fa ricerca, uno o due escono e vengono immesse all'interno del mercato. E naturalmente le aziende non sono degli organismi di beneficenza, ma il loro obiettivo è quello di fare business. Vorrei ricordare che la prima azienda manifatturiera italiana, data la scomparsa delle grandi aziende, data la scomparsa della chimica, l'azienda automobilistica e così via, è l'azienda Pharma in Italia. Quindi quando noi parliamo di situazioni che riguardano conflitti di interesse, vero, in massima trasparenza, ricordiamoci anche che stiamo parlando della prima azienda manifatturiera. Io vengo da Torino, abito da Torino, una volta si diceva che quando la Fiat era il raffreddore d'Italia aveva la polmonite. Io non dico che debba succedere lo stesso, però ricordiamoci che esistono, insomma, che le aziende farma hanno una presenza estremamente importante all'interno della produzione del paese. Le istituzioni, i quali devono rendere il sistema sostenibile, perché noi continuiamo a non dirlo, questa è una mia personale opinione, stiamo andando verso un sistema misto, perché di fatti c'è il sistema sanitario nazionale, ma 30 miliardi di euro gli italiani tirano fuori di tasca propria per quanto riguarda la cura. Quindi c'è il grosso problema, infatti, di discussione del secondo pilastro che sta emergendo. Il paziente vuole ricevere la migliore cura e presto, quindi non vuole avere differenze che invece ci sono tra regione e regione nell'accesso al farmaco innovativo, perché un paziente che ha una malattia seria vorrebbe essere curato il più presto possibile con la migliore terapia, e il prescrittore che vorrebbe mantenere la libertà prescrittiva più sostenere, cioè essere sempre presente a livello internazionale e competere a livello internazionale come livello di presenza della medicina italiana, che tra l'altro ricordiamo è una delle migliori in assoluto, più assicurarsi una formazione permanente. Assicurarsi una formazione permanente vale per la situazione di formazione a livello locale e nazionale, ma naturalmente vale anche per quanto riguarda la situazione a livello internazionale. Faccio un esempio che conosco. Un oncologo che sta al passo dei tempi all'American Society of Clinical Oncology ci deve andare ogni anno, nel senso che l'ASCO rappresenta fondamentalmente il punto di riferimento, di aggiornamento, non solo su quello che uscirà in letteratura, ma su quello che si sta discutendo per quanto riguarda i trial. Allora, cos'è che determina il consumo dei farmaci? Tutte queste, le cose migliori che ho fatto nella mia vita è stato copia e incolla, non è il mio, cioè, quindi sono robe prese e vi assicuro che c'è una base di dietro, quindi non è una mia invenzione. Cosa significa il costo di un farmaco, di una terapia? Il costo di una terapia, di un farmaco, non riguarda solamente il prezzo. Pensate che un paziente diabetico che non è ben curato poi se ne fa carico l'INPS. Quindi quando noi non curiamo bene la gente esistono dei vasi comunicanti e poi sempre lo Stato che tira fuori dei soldi, lo stesso Stato che in qualche maniera contribuisce anche alla sostenibilità complessiva, compresa quella dell'azione delle aziende di Big Pharma. Allora, il costo di un farmaco è dato dalla quantità, quindi la quantità di un farmaco dipende dal numero di pazienti, e qui l'unica cosa che lo Stato può fare è intervenire con la prevenzione. Ricordiamoci che adesso sta emergendo anche il concetto di farmacoprevenzione, l'eradicazione dell'epatite C significa evitare il tumore al fegato, significa evitare trasmissioni e così via. Il prezzo lo stabilisce AIFA,
poi vediamo come, e il mix. Il mix significa all'interno di terapie scegliere quella brandizzata a più alto costo o quella a più basso costo. E qui entrano i prescrittori e le istituzioni. Su quanto riguarda il prezzo, vedremo se l'autonomia differenziata in qualche maniera le regioni potranno dire anche su questo qualcosa, ma per adesso la situazione è praticamente questa. Quindi, quando noi parliamo di farmaco, sostenibilità e mercato, come vediamo, dobbiamo tener conto di questi quattro stakeholder. L'industria, ripeto, deve rientrare dall'investimento e fare business. Quando però parliamo di far entrare un farmaco come market access, dobbiamo chiederci quale filtro di entrata e di uscita noi dobbiamo utilizzare per un farmaco. L'AIFA ha determinate metodi di filtro per l'entrata del farmaco, ma la Germania ne ha altra. Io ho sempre sentito, ho sentito una volta il dottor Croci dire una cosa, che un farmaco economista, che mi ha colpito molto. Dice, ma Schöbel, che ci ha sempre fatto il pulce a livello europeo, se la Germania ha gli stessi pazienti, gli stessi farmaci, gli stessi dispositivi e spende il 4% in più del PIL, o questi buttano via soldi a palato e c'è qualche cosa che non funziona, oppure noi abbiamo rinunciato a, in alcune situazioni, a dare un servizio che sia efficiente o a non curare determinate categorie di pazienti. Sempre per il filtro di entrata, in Italia esiste il sistema del payback, che è un filtro all'uscita, però oggi si sta discutendo di superare il payback, con qualcuno propone il cost sharing e l'altro invece il value based, cioè valutiamo quanto vale il farmaco e qual è l'impatto reale del farmaco sulla salute. I sistemi fondamentalmente più diffusi sono il sistema tedesco, che ha un valore stabilito dall'azienda, cioè l'azienda stabilisce quanto costa un farmaco in Germania, il farmaco è subito disponibile, quindi un paziente tedesco, appena esce un farmaco innovativo, può accederci immediatamente. La rinegoziazione, anche lender per lender, va a vedere poi sui dati di cura del paziente l'effettivo valore del farmaco e l'effettivo costo del farmaco stesso. Il sistema francese, che usa invece un filtro molto accurato, un pochino come fanno gli inglesi per l'entrata del farmaco stesso, quindi mentre nel sistema tedesco le pressioni che possono arrivare dalle grandi aziende sono sul valore reale del farmaco e sulla rinegoziazione, nel sistema francese, che si basa sull'entrata sul risultato dei trial, cosa che in realtà però fanno tutti, ma i trial sappiamo che sono anche trial clinici, possono essere anche fallaci perché riguardano pochi numeri di pazienti in situazioni anche particolari, però il sistema francese fa solo una selezione all'entrata e poi quindi la pressione che può esserci dall'azienda è sui trial stessi. Una delle grosse cose, accuse che vengono fatte all'azienda è di pagare i cosiddetti ghostwriter, cioè quelli che scrivono per il clinico il protocollo e l'articolo che viene pubblicato, e infatti il clinico magari non ha scritto neanche una riga, coordina e qualche volta non coordina neanche. E poi c'è il sistema italiano, che ha un filtro in entrata, un pagamento post in uscita, e naturalmente qui, visto che il filtro in entrata, il pagamento post in uscita è abbastanza vincolante, le pressioni possono essere solo quantità e il tipo di prescrizione, quindi sul mix. Qual è l'accesso al farmaco a livello internazionale? Come voi sapete sono i tre livelli. Sono contento che sia arrivato il dottor Manto, anche saluto, invito a sedersi e non stare in piedi, poveretto laggiù in fondo, perché Domenico Mantovani dice sempre una cosa che ci fa sempre riflettere. L'EMA, dice lui, quando mette un farmaco a livello internazionale, dice che non fa male. Cioè che poi che faccia bene è un altro discorso. Quello che fa l'EMA dice, bene, il farmaco entra e prima non nuocere, che insomma, voglio dire, forse anche lì, già, sì, che è qualcosa, ma forse ci si aspetterebbe anche qualcosa di più dall'EMA stesso. L'AIFA, che è il secondo filtro per quanto riguarda l'Italia, poi ognuno il proprio ente regolatore dice quanto serve e quanto costa. Le regioni invece hanno problemi rispetto ai tetti, delle condizioni negoziali, dell'appropriatezza. In realtà, a parte la Lombardia, in cui col sistema del file F il farmaco entra immediatamente, lo puoi utilizzare, e poi c'è il sistema del file F che va a controllare
percentualmente che non aumenti di un certo tipo e non con completo successo quella che è la spesa farmaceutica, le altre regioni in qualche maniera hanno un filtro. La Regione Veneto, per esempio, ha messo una commissione in cui dà poi delle indicazioni anche per quanto riguarda l'innovazione e come utilizzare i farmaci, se vi sono delle alternative al posto del farmaco innovativo, stabilisce, unendo tutti gli stakeholder, compreso i rappresentanti dei cittadini, come utilizzare quel farmaco e come utilizzare quale terapia. Quindi ricordiamoci che esistono differenze di market access tra le regioni e qui, anche su questo, in Emilia Romagna l'abbiamo visto, no, recentemente, la questione ematologia, anche su questo naturalmente possono essere situazioni che riguardano il dottor Fedeli, ecco, l'autorità giudiziaria. La sostenibilità. I limiti di spesa dei farmaci sono raggiunti solo in poche regioni. Io credo che in questo paese ci si continui ufficialmente a illuderci, mentre gli addetti ai lavori, qui ci sono grandi esperti, il direttore generale della sanità delle varie regioni, che hanno ben in mente la preoccupazione della valanga terapeutica che sta arrivando. Noi stavamo parlando, io stavo parlando 10 giorni fa con un'azienda farmaceutica che da solo mette nei prossimi 2 anni 18 farmaci. Quindi io non so come questa valanga terapeutica, e anche qui per evitare proprio problemi di conflitti di interesse, andrebbe affrontato la questione della terapia che stanno arrivando. L'innovazione ha dei fondi dedicati, tra l'altro la cosa strana è che l'anno scorso sono stati dati 500 milioni per il fondo, per esempio, dell'oncologia, ne sono stati utilizzati 356, quindi anche su quelli che sono i fondi dedicati bisognerebbe fare una riflessione su quello che sono i veri limiti di spesa. La metodologia di calcolo è rodata e, ripeto, però attenzione che la valanga terapeutica nei prossimi anni metterà in discussione una serie di, non solo una situazione economica che potrebbe diventare insostenibile, ma addirittura come potrebbero poi avvenire l'accesso a questa valanga terapeutica nelle varie regioni. Il problema dell'innovazione è oggetto di analisi e pressione da parte delle aziende. Giustamente un'azienda quando tira fuori un farmaco dice che il suo è il farmaco più innovativo in assoluto, e in realtà esistono dei criteri per definire l'innovazione. AIFA ha dei criteri stringenti per l'innovazione stessa, tant'è che per esempio nel fondo di innovazione oncologica sono entrati pochissimi farmaci. L'innovazione andrebbe riverificata utilizzando i registri e rinegoziando il farmaco. Io mi ricordo che ho partecipato a un convegno europeo ad Amsterdam dove erano presenti tutte le aziende, si parlava 3 anni fa di big data, di analisi real world data, cioè di quale impatto ha, come si diceva prima, il farmaco realmente sulla salute. E si citava l'Italia come, no, come riferimento, perché l'AIFA e i registri AIFA in cui vengono, no, definiti quelli che sono i pazienti arruolati e l'impatto del farmaco. Peccato che i registri AIFA non sono mai stati utilizzati da nessuno. Cioè noi siamo stati i primi a tirarli fuori a livello internazionale e non li utilizziamo. Cioè utilizzarli ci permetterebbe di capire realmente qual è l'impatto del farmaco a livello della popolazione. Si dovrebbe rivedere il prontuario aggiornando, utilizzando i fondi che derivano dall'innovazione, anche rivedendo per esempio tutto il pacchetto fascia C, fascia A e fascia C. Ma è possibile che in questo paese noi abbiamo farmaci da 50 anni e continuiamo, no, a metterli in fascia A? Cioè una pulizia del prontuario in realtà lo si continua a dire e non lo si fa mai. Esiste, come vi ho detto prima, oltre che un market access nazionale, su cui le pressioni sicuramente ci sono, ma possono essere più o meno limitate, un market access regionale. Sostanzialmente il tipo di accesso, come vi ho detto prima, è regolato da 2 sistemi, uno è quello lombardo, che è quello del FAIREF, l'altro è quello del Veneto, credo anche quello emiliano, in cui, insomma, e anche altre regioni in cui in qualche modo l'accesso è permesso, ma esistono delle commissioni che danno delle indicazioni sugli utilizzi terapeutici e sui fitti terapeutici stessi. Questo però, proprio per dire della valanga terapeutica, questi sono i dati che ha tirato fuori l'AIFA a gennaio-novembre 2018. Dei tetti di spesa della diretta avevano sfondamenti di 2,2 miliardi di euro e solamente 4 regioni sono all'interno di questi tetti di spesa. Nell'indiretta abbiamo risparmio di circa 750 milioni, quindi già nel 2018, in attesa della valanga terapeutica, lo sfondamento è di 1 miliardo e 500 milioni di euro.
Quindi quello che si diceva prima, insomma, il problema della sostenibilità è una cosa non indifferente e le varie pressioni che ci sono vanno in qualche maniera regolate in maniera trasparente. Poi ci sono i diritti del paziente. Il diverso accesso regionale comporta mobilità passiva intranazionale e talora internazionale. Questi sono i dati della mobilità passiva. Allora, non possiamo far finta che tutta una serie di pazienti dal sud vengano al nord anche per accedere immediatamente a terapie che magari in qualche modo hanno difficoltà a accedere al sud. E poi sempre, come si diceva nell'ultimo convegno anche in Veneto, come diceva Domenico Mantoin, per esempio ci sono alcune regioni che non è che concorrono solo con la situazione nazionale, ma confinano con il resto d'Europa e con la questione della mobilità europea. In realtà vi sono pazienti che adesso saltano il confine per andare a cercare le terapie più innovative e adeguate anche all'estero. I problemi sono per lo più sentiti per i farmaci innovativi, l'oncologia e le malattie rare sono tra le più problematiche. Tutto questo implica anche una distorsione del mercato. Intanto perché quando si va a pagare insomma, la suddivisione del finanziamento per le varie regioni, poi la mobilità passiva, i costi non sono, e anche le spese e le borse non sono immediati. Seconda questione perché è una distorsione anche su quella che è la presenza di farmaci a livello regionale e sulla presenza degli interessi delle aziende a livello tra regione e regione. Insomma, vi sono alcune regioni su cui fondamentalmente le aziende non puntano perché non... l'interesse dal punto di vista anche del mercato è molto basso e poi buona parte di questi cittadini finiscono di andarsi a fare curare da altre parti. Il prescrittore, ecco, finalmente arriva il medico, cioè, poi il dottor Fedeli ci dirà la sua, vorrebbe mantenere la libertà prescrittiva perché insomma fa parte anche del codice deontologico medico, io vorrei scrivere il farmaco che ritengo opportuno, accetta di discutere sul mix, ma il continuo cambiamento terapeutico tra farmaci equivalenti a minor costo crea problemi anche di carattere etico. Noi abbiamo fatto tutta una serie di iniziative in cui il medico mi viene a dire sì, ma un giorno mi dice che non devo più usare il brand, va bene, uso il biosimilare. Poi però siccome la gara l'ha vinta un altro biosimilare l'anno dopo che costa di meno, al paziente che ho già switchato dal brand a quel biosimilare devo andargli a dire che adesso switcha di un altro biosimilare. Pazienti che hanno malattie croniche. Deve rivedere per alcuni farmaci l'appropriatezza. Lo stesso medico ha come compito anche del codice deontologico essere critico nei confronti dell'analisi dei trial, di farsi una propria idea dell'appropriatezza del farmaco. Però, signori miei, è vero che c'è la questione commerciale, come diceva la dottoressa Petrapoulakos, ma il web lo colloca in un'altra dimensione, sino a qualche anno fa sconosciuta. Ora, buona parte della popolazione va su internet, va a verificare quello che c'è di nuovo sulla terapia del polmone degli exon 20 negativi e poi va dal medico e gli dice, senti, io voglio quella roba lì, l'altra voglia di dirgli, scusa, ma quella roba lì è... Cioè, insomma, il medico stesso spesse volte è in difficoltà di fronte alle richieste dell'utente. Lo stesso a livello di medicina generale, dove si dice se tu non mi prescrivi il farmaco io cambio medico, ecco, insomma. Quindi il prescrittore vorrebbe mantenere la propria libertà prescrittiva. Alcune regioni impongono che invece per determinati farmaci tu prescrivi quello solamente quello. E i pazienti dall'altra parte spingono per poter avere delle terapie su cui hanno letto e si sono informate a livello di internet. Tutto questo naturalmente è molto complicato. Quindi alcune suggestioni, non conclusioni. Ogni azione sui quattro stakeholder deriva spesso dalla difficoltà di coniugare le loro esigenze. Cioè io spero che la giornata, come ha detto la dottoressa Petrapoulakos prima, la giornata di oggi arrivi a tirare fuori dei criteri in cui le esigenze dell'azienda, del prescrittore, del cittadino paziente e dell'istituzione trovino una via di, no? Una percorrenza unita. Semplificare il sistema aiuterebbe a creare una politica del farmaco più lineare, perlomeno a parità di trasparenza. Cioè, più il sistema è complicato, il diavolo si annida nei dettagli, come si dice, cioè, più vi sono dettagli per l'accesso al farmaco, più è complicato il sistema e più tutti i quattro stakeholder devono inventarsi qualche cosa per arrivare ad ottenere degli obiettivi che hanno. Il problema dei dispositivi è emergente, ricordiamoci che questo paese non ha una cultura di dispositivi medici. I dispositivi medici sono nati negli Stati Uniti d'America, dove c'è una grande cultura e c'è un'attenzione che è uguale a quella del farmaco. Basta dire che tra le più grandi aziende di dispositivi sono nati in Minnesota e così via. Oggi il problema dei dispositivi è emergente, crescente.
anche perché stanno facendo delle cose pazzesche. Mio padre ha avuto bisogno di defibrillatore l'altro giorno, oggi sono dei defibrillatori grandi così che vengono messi per via intrafemorale, arrivano nel cuore, te lo appiccicano la parete cardiaca e è finito lì il discorso. Cioè, robe che fino a, non 20 anni fa, fino a 8 mesi fa, un anno fa, non ci immaginavamo neanche. Le gare centralizzate spostano parzialmente gli interessi a un livello più alto. I colleghi del dottor Federici si sono occupati di Consip più volte, insomma, recentemente. Quindi quando andiamo a centralizzare le gare facciamo attenzione che i livelli poi, tra virgolette, se esistono, di corruzione, poi vanno a cascata, partendo però da una situazione ancora più uniformale e uniformata, tenendo ancora conto che spesse volte le gare centralizzate, questo mettono in crisi quattro stakeholder, creano delle distorsioni per alcune categorie merceologiche, non solo perché non tengono conto della qualità. Quando facevo ancora il chirurgo mi ricordo che ci fu una gara regionale per l'acquisizione dei guanti chirurgici, dopo mezz'ora avevo le dita sporche di sangue perché costavano di meno, ma insomma il sangue entrava all'interno, ma anche per grandi spese, grandi tecnologie. Immaginate cosa vuol dire se fate una gara per l'acquisizione di 30 TAC, no? Ad alta qualità, e una delle tre grandi aziende sta fuori, vuol dire che questo per un po' di anni poi non vende più neanche la TAC, cioè in quella regione. Quindi e tutto questo ha delle ricadute anche sul mercato e anche sull'occupazione e così via. Quindi fare gare centralizzate non è facile, come spesse volte detto, perché la distruzione può venire. Quindi, ripeto, queste non sono conclusioni, ma gli attori in campo sono questi. Vediamo se oggi per il farmaco in primo luogo, ma anche per i dispositivi in generale, per tutti, riusciamo a trovare una quadra comune per evitare conflitti di interesse fra la categoria medica e non solo medica e naturalmente l'azienda.